notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Siamo qua in compagnia di Saverio Simonelli, autore del libro La cuccia del filosofo, edito da Ancora. Grazie mille per essere qui in compagnia di Radio GRP. Benvenuto. Benvenuti, bentrovati. Allora io posso rispondere in questo modo e grazie di essere qui, perché Cuneo è sempre per me, siamo alla 14ª presenza, quindi è sempre un bellissimo appuntamento. Quindi ormai è di famiglia, possiamo dire così? Sì, sì, posso considerarmi con un certo vanto anche uno di famiglia, sì. Chiedo se possiamo entrare nel dettaglio di questo libro, che già dal nome è molto interessante. Io ho avuto modo un po' di leggere un po' la sinossi e già la copertina introduce un po'. Perché siamo in realtà al centenario della nascita dell'autore, di Charles Schulz. Sarà il 26 novembre, quindi ci stiamo avvicinando. Charles Schulz, che è un personaggio che è riuscito a convogliare in questi personaggi tutte le domande possibili che fin da bambini, ma poi ci accompagnano per tutta la vita, cercano di dare un senso alla nostra presenza nel mondo. E tutto questo senza andare mai né nella retorica né in un eccesso di sofisticatezza, ma sempre con un linguaggio che tutti possono afferrare. E il bello è proprio questo, che dietro questa apparente semplicità si nascondono le cose più importanti della vita: la domanda su di noi, sul destino, sull'amicizia, sull'amore, su Dio. È veramente un filosofo attraverso dei personaggi, come i suoi personaggi, che di filosofo non hanno assolutamente nulla. Stiamo parlando appunto del mondo dei Peanuts, Charlie Brown, Linus e tanti altri. La peculiarità proprio di Charles Schulz è stata quella proprio di raccontare il mondo visto dagli occhi dei bambini, tant'è vero che questo escamotage utilizzato per descrivere gli adulti, come con questa tromba così, dà piena libertà a quella che è l'immaginazione dei bambini. Questo quanto è ancora importante oggi nel mondo dei social e della tecnologia? È importantissimo, proprio perché siamo nel mondo dei social e della tecnologia. L'immaginazione è quella valvola che ci dà la possibilità non di fuggire da questo mondo, ma di arricchirlo grazie alla forza dell'immaginazione. Io seguo un po' nel mio piccolissimo l'estetica inaugurata dalla grande stagione del romanticismo all'inizio dell'Ottocento, secondo la quale la fantasia non è un'evasione, ma è un modo per immaginare mondi che ci possono dare energia e creatività per poi tornare e dare il nostro apporto in questo mondo. E cosa c'è di meglio di un fumetto che attraverso una striscia sembra consegnarci in un mondo chiuso, ma che invece in realtà spalanca degli enormi orizzonti? Grazie mille a Saverio Simonelli per essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il libro La cuccia del filosofo. Grazie mille. Grazie a voi e buon proseguimento. GRP.